Andiamo al sindacato allora e a Marinella facciamo una domanda scomoda, ma tanto lei è abituata a rispondere, credo, a domande scomode. Di solito, cioè, diciamo spesso, una delle critiche che viene fatta al volontariato è quella di rubare, tra virgolette, il lavoro, a chi invece magari ne avrebbe necessità. Vorremmo sapere, che cosa ne pensa. Intanto buona giornata a tutte e a tutti, ringrazio per questo invito. Fra l'altro scopro oggi questo luogo meraviglioso e quindi tornerò a casa arricchita oltre che da questa bella assise anche dalla conoscenza di un luogo. Credo che insomma la bellezza sia uno dei luoghi nel quale poter stare insieme bene sia uno dei patrimoni su cui dobbiamo lavorare. La domanda è una domanda insidiosa, ma affronta un tema vero e importante. Io penso che se noi, tutti noi come comunità, siamo in grado di lavorare bene, di ascoltarci, di mettere a valore il contributo che ognuno può dare, non esiste un tema come quello che veniva declinato prima. Cioè il ruolo del volontariato e il ruolo del lavoro sono e devono essere profondamente diversi. Il volontariato a volte supplisce alle mancanze, alle carenze di risorse, a ciò che le istituzioni non sono in grado di fare e quindi è una risposta contingente. Ma non può essere l'unica risposta. Io facevo questa riflessione proprio prima, quando ascoltando la bella relazione di Mirella veniva posta quella domanda: cosa sarebbe successo se non avessimo avuto la presenza di un volontariato, peraltro così presente, così radicato nel nostro territorio? I nostri sono territori ricchissimi di esperienze da questo punto di vista. E la risposta è una risposta veramente complicata, perché nel momento dell'emergenza ci siamo resi conto di quante risposte, di quante carenze in un territorio come il nostro, dove comunque i servizi ci sono, dove gli investimenti sono stati fatti. Non stiamo parlando di una regione, un territorio nel quale ci sono le carenze strutturali dei servizi pubblici che pure sono presenti in altre parti del nostro paese, però di fronte ad una situazione così straordinaria e imprevista, veramente il volontariato è stata una risorsa insostituibile e lo è tuttora. Lo è tuttora perché il volontariato ha quella capacità di essere sul territorio, di essere vicino alle persone, di leggere il bisogno che c'è sul territorio che probabilmente nessuna organizzazione sociale o politica oggi ha. E quindi da questo punto di vista è una risorsa insostituibile che però, in questo momento parlo naturalmente da sindacato, non deve sostituire quelli che devono essere i servizi fondamentali che le istituzioni si devono preoccupare di rendere disponibili per i cittadini. In questo io vedo una importante, importantissima collaborazione, non vedo un rischio di sovrapposizione. Noi a volte nella contingenza, insomma, di alcune situazioni è capitato che dicessimo, ci interrogassimo se determinate attività potevano e dovevano essere trasformate da attività di tipo volontario in attività strutturate che quindi potessero essere servizi a favore di tutta la cittadinanza. Penso che questa sia una riflessione che oggi più che mai abbiamo la responsabilità tutti quanti di sviluppare e sulla quale fare un passo avanti. Il volontario che ha aperto la mattinata di oggi ci ha consegnato questa bellissima parola che è infuturarsi. In questo momento credo che tutti quanti noi abbiamo una grandissima responsabilità che è quella di guardare al futuro facendo tesoro di questa brutta, bruttissima vicenda che ha cambiato le nostre vite in questi 2 anni. Abbiamo la necessità di rispondere al contingente, ma contemporaneamente di sapere guardare lontano.
cogliere, capire, mettere a sistema tutte le fragilità che sono emerse da questa pandemia, dalle esperienze che abbiamo fatto in questi mesi, che stiamo facendo ancora anche adesso, perché insomma i limiti alla nostra vita, alla nostra socialità sono ancora tanti, e quindi credo che saper mettere a sistema, leggere quello che abbiamo attraversato, quello che dovremo attraversare, quelle che saranno le esigenze della società, e provare a progettare e coprogettare, in questo c'è una responsabilità molto precisa della regione, ciò di cui abbiamo bisogno, quindi come si struttureranno i servizi sociali, i servizi sanitari, i servizi di prossimità. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. Se vogliamo fare un lavoro ben fatto che risponda ai bisogni dei cittadini, abbiamo la necessità di conoscere esattamente il territorio, i bisogni, ciò di cui le persone hanno bisogno ora e avranno bisogno negli anni a venire. Da questa lettura, che soltanto il volontariato ci può consegnare con quella capillarità, con quella capacità di analisi, che soltanto chi è veramente a contatto con le persone che esprime un bisogno, ecco, da lì potremo avere le competenze e le conoscenze per fare insieme un buon lavoro. Dicevo che consegniamo una responsabilità importante alla regione, perché noi sui nostri territori abbiamo già sviluppato delle buone capacità di coprogettazione, prima venivano richiamati dei progetti e delle attività che sono state finanziate e che sono in grado di mettere in relazione a realtà di con caratteristiche diverse, ma che nella loro integrazione possono dare il meglio e possono dare veramente, creare un valore aggiunto per il territorio e per i bisogni del territorio. Abbiamo però bisogno di guardare avanti. Per guardare avanti bisogna programmare e bisogna farlo insieme, sapendo che i soggetti che sono chiamati alla coprogrammazione del terzo settore non sono tutti uguali, perché dentro il terzo settore ci sta il volontariato, ma ci stanno anche altre, tante altre tipologie di soggetti che hanno interessi a volte, come dire, anche propri, ecco, diversi da quelli propri del volontariato. Quindi c'è una grande responsabilità delle istituzioni, soprattutto in questa fase, nel guardare avanti, per fare in modo, per creare le condizioni anche attraverso una buona coprogrammazione fatta bene, fatta con i soggetti giusti e con una forte, fortissima governance pubblica, affinché non si crei quella contraddizione solo apparente che a volte può essere rilevata fra lavoro e volontariato, perché questo è l'ultima delle cose di cui abbiamo bisogno. Abbiamo invece bisogno di creare buona occupazione e occupazione che sappia svilupparsi nell'ambito del lavoro di cura, che ha necessità di essere maggiormente riconosciuto e valorizzato. E anche qui consegno un compito alla Regione. Grazie mille, Marinella.